Recentemente abbiamo analizzato l'uso delle utility Hardinfo e Sysbench sul nostro Raspberry Pi. Si tratta di programmi che mostrano una fotografia dello stato del sistema. Oggi mostreremo invece un tool di monitoraggio attivo per il nostro Pi. Il tool è configurabile sin nei più intimi dettagli. In questo video presenteremo i più utilizzati e come accedere agli altri. Per prima cosa scarichiamo il programma Conky con apt e lanciamolo. L'effetto non è certo dei migliori, ma se carichiamo un file di configurazione predefinito, allora l'effetto sarà assolutamente diverso. Soffermiamoci sulle sezioni di monitoraggio che abbiamo inserito. Per terminare la sessione e chiudere il monitor dovremo cercare il suo PID, magari utilizzando l'applicazione TOF, ed eseguire un kill-9 su tale numero. Ma quali sono i campi di configurazione sui quali possiamo intervenire? Al link riportato in descrizione abbiamo l'intera lista. Basterà leggere la sezione esplicativa per avere le informazioni necessarie. Notare come sia possibile aggiungere anche azioni come scaricare file in batch, grafici e proiezioni.
e per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.